Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matteo. Ebbene, ci siamo con questo nuovissimo video. Benvenuti tutti quanti qua sul canale Matteo Dolci. Siamo qua per vedere una nuovissima cosa. Andiamo con un grandissimo novità, ma non è proprio una novità perché è da tanto che ci sono e noi vogliamo portarvi questa cosa qua. E che cos'è? Questo qua! Questo qua è lo Yo-Kai Watch, l'orologio Yo-Kai Watch. Ma adesso lo andremo a vedere. Prima di tutto vi faccio vedere, guardate, questi vanno con questo orologio, vanno con questi qua. Tutte le monete Yo-Kai Watch, che ne abbiamo un casino, proprio tante tante. Adesso vado ad aprire questo e vediamo com'è. Intanto potrete vedere di già schiacciando qua, vedete che c'è in alto Whisper che fa il suo, la prova, perché c'è un ologramma che le fa andare. Infatti adesso andiamo ad aprirlo assieme. Ebbene bene, con Whisper siamo qua. Io dietro qua ho un'altra monetina, perciò la tengo, che non si sa mai. E andiamo ad aprire questo Yo-Kai Watch. Intanto la scatola è fatta benissimo, vi dice tutto quanto quello che fa. C'è il ragazzino Yo-Kai Watch, ve lo ricordate? C'è una serie anche su Boing e su Cartoon Network. Io l'ho guardata un paio di giorni, ma poi potrete vederla anche sui vari social. E andiamo ancora con il nostro taglierino a sganciare tutto quanto. Ce l'avrete anche un'app, però io ho provato adesso, prima quando era impazzito, perché era impazzita la Yo-Kai Watch, tutti quanti con sti Yo-Kai Watch, perché c'è anche un 3 giochi per Nintendo 3DS, ve li consiglio se siete amanti degli Yo-Kai Watch, tipo i Pokémon, perché sono quasi la stessa cosa, ma non propriamente uguale. Avete questa app dove dovrete registrare tutti i vostri, le vostre monete tramite il QR, il QR code. Ok, un po' complicata. Ah, anche qua. Ok, bisogna, mi sa, smontare propriamente tutto. È una cosa. Ah, c'è anche di qua. Ah, sono cadute le. Adesso sgancio anche qua. Opp. Ah, perché è una scatola un po' che si apre, si dovrebbe aprire tutta assieme, se non sbaglio. Ok, qua altre istruzioni sono partite. Ok, bisogna sempre smontare uno. Nella scatola, in scatola, Ok, tanto l'orologio in giù, che bisogna anche questo sganciare, una tra moneta, e abbiamo anche già una moneta dentro nel nostro orologio Yo-Kai, ma dopo vi faccio vedere tutto quanto in più. Intanto è con uno stranissimo, uno spago. Questi Yo-Kai Watch vengono dal Giappone e sono dei sorta di animaletti che non esistono, ma sono animaletti bellissimi, tipo i Pokémon, e sono arrivati da poco in Italia, e da quando sono arrivati i cartoni, zaini, di tutto e di più. Sono davvero dei carinissimi Yo-Kai Watch. Vi consiglio il gioco per 3DS, e fra qualche, può darsi che fra qualche, fra un po' potremo vederlo anche su Nintendo Switch, ma da noi, e sul nostro canale lo porteremo tra qualche mese, potremmo vederlo sul nostro canale. Intanto adesso sto smontando lo Yo-Kai Watch, l'orologio Yo-Kai Watch, perché è un orologio davvero bello.
Bello, bello. Non è da portare in giro, non è per me. Però per chi è fans come me è bello avere l'orologio del di questo cartone qua. Perché è un cartone, se amate il Giappone e siete vi piace anche Yo-Kai Watch, questo fa per voi. Allora abbiamo, adesso vi faccio vedere, allora questa è la moneta, la mettiamo dentro e già se vedete dovrebbe fare l'ologramma, sì lo fa di già, da qua esce l'ologramma, poi non so, allora no, esce da qua, qua non so cosa fa. E poi potrete fare anche così. Andiamo nella parte, vedete, fatto così. Andiamo nella parte 1. Non fa niente, non dice niente. Parte 0. Ah, ecco, no. Allora, acceso. Qua a fianco avete l'accensione. Questa è la modalità per chi vuole solamente. Andiamo nella parte 0. Avete visto, dice anche il loro nome, di che cos'è e tutto quanto. Questo qua, allora vi spiego, perché è un po' da spiegarvi questo orologio qua. Allora, qua avete quelli degli ologrammi, vi faccio vedere, guardate. Ne trovate anche uno dentro al gioco per 3DS. Mi sembra nella versione 1, 2 e anche la 3. Dietro qua ha queste scalanature qua, queste linee che fanno sì che dica le cose qua dentro. Allora andiamone, siamo nel livello 0. Giro. Gibarnian. Questo è Gibarnian, che è lui. Nel 3 dovrebbe. Avete visto? Avete visto? Avete visto, avete convocato Gibarnia. Gibarnian è questo gattino qua. Se voi andate nel 3, nel 2, non è il 3, il 2, girate il pezzo nel 2, vi fa la musica, vi dice che cos'è e anche in più altro vi fa la musichetta e lo convocate. Ora noi togliamo, siete sentito, avete tolto. Metto l'altro Gibarnia, non so se fa la stessa cosa. Vediamo. Ok, ha fatto solamente il verso questa volta. Fa niente, si vede che questo non è molto compatibile. Mettiamo questo qua, poi ne ho altri dentro e vediamo se sono compatibili anche i vecchi. Sempre la stessa cosa, non vorrei che non. Aspettate un attimo che. Fa sempre la stessa cosa e non riesce a prendere il. Adesso riprovo a mettere. Vediamo se lo fa. Sì, infatti vi fa vedere. È il momento di convocare. Ok,
detto niente. Subito ora abbiamo convocato. Ok, adesso cosa facciamo? Apriamo. Tolto subito ora. Ok, andiamo. Sentite anche i nomi sono totalmente dei nomi un po' come posso dirvi inglesi, perché quasi tutti, come potete vedere, adesso l'ho preso la parte in contrario, sono tutti con subito ora, sono tutti nomi non inglesi ma giapponesi. Splendido, abbiamo convocato. Bene. Tolto anche splendido. Voglio provare a mettere l'ultimo, poi ci salutiamo. Eccolo qua. Quello del fantasmino. Fantasmino, sapete chi è? Lui è quello della serie. Vediamo cosa succede. Ok, questo è Whisper. Ok, e così abbiamo convocato anche Whisper. Whisper è il fantasmino. E poi rimane così l'orologio. L'orologio di Okai Watch, che è un po' più grande, guardate com'è grande. È davvero davvero grande. Un bellissimo orologio se amate gli Yokai Watch, perché gli Yokai Watch sono fantastici. Vi consiglio il gioco per 3DS e 2DS, New 3DS. Il primo, partite sempre dal primo, il secondo e il terzo è ancora più bello, però partite dal primo per capire tutto. Vi ricordo che ci sono anche i manga, perciò non fatevi scappare, ci sono tantissime cose degli Okai Watch. E con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, sempre, soltanto Nintendo, ciao ciao! E io vado a prendere gli Okai Watch.